ringraziamo per essere qui. Io sono Alessandro De Troia e sono, ho l'onore di essere il vicepresidente, come Federico diceva, dell'Imperiale Spiriti Secundi, che ha sede a Foggia, ma con membri in tutta la capitanata e anche oltre, perché abbiamo membri a Roma, a Bologna. Sente poco? Così? Meglio? Alzo anche di più la voce, forse è meglio. Riprendo. Allora, dicevo, la nostra associazione fa ricostruzione storica. Innanzitutto ringrazio anche la biblioteca che ci ha permesso di essere qui stasera, Federico, che ha diciamo, accolto benissimo l'invito a partecipare a questa piccola iniziativa, e tutti voi che siete qui stasera. Dicevo, quindi, noi come associazione ci occupiamo di ricostruzione storica e archeologia sperimentale in generale. Io nella vita sostanzialmente faccio tutt'altro, mi occupo di informatica ma anche di umanistica digitale, e come passione la figura del ricostruttore storico è un attimo una cosa, come possiamo dire, vaga ancora, ma sono, c'è addirittura un processo legislativo in atto, una legge al Parlamento che sta definendo un po' questi confini in generale. Il motivo perché siamo qui stasera. Allora, come avete notato nel titolo, Sepolti nel mito. Quindi, Sepolti nel mito, Federico II e Renzo nelle sepolture di Palermo e Bologna. Come mai il motivo di questo titolo e come mai siamo qui? Uniamo innanzitutto queste due parole, no? Le sepolture e il mito. Il mito, insomma, Federico II, cosa non si è scritto di Federico II? Si è scritto di tutto, di più, dal fatto che fosse l'anticristo fino al fatto che fosse uno scienziato, un filosofo, eccetera. Non starò qui a dilungarmi sulla sua figura. Lo stesso poi si è fatto qui a Bologna su Renzo, sono nate leggende, eventi, tutti diciamo interessanti sotto il profilo diciamo antropologico, perché poi sostanzialmente molti sono miti e non sono poi quella che è la storia. Poi le sepolture invece magari sarebbe interessante capire quella di Federico II cosa conteneva, cosa contiene in realtà, perché poi nella seconda metà degli anni 90 è stata fatta l'ultima ispezione alla sepoltura di Federico II, cosa hanno trovato, cosa è rimasto, insomma un po' di cose interessanti, e poi magari quella di Renzo, cosa sappiamo e cosa potremmo sapere. Allora, faccio una piccola premessa, delle piccole premesse, in realtà parlando un attimo del mito. Allora, questa slide presenta due miti sostanzialmente su quello che era Federico II. Federico II a quanto pare ha ispirato un'associazione che si chiama Sovrano Ordine Militare dei Cavalieri Templari Federiciani, in cui sostanzialmente è un crocevia di errori, perché Federico II per esempio con i Templari non aveva nessun rapporto buono, anzi ci sono tantissimi documenti che parlano di Federico II e della sua requisizione di beni ai Templari dopo la crociata, insomma è una lunghissima questione, ma che sostanzialmente ha creato questo mito di pace poi nella crociata, che poi pace non era neanche, perché guerre per arrivare lì a fare i patti con il sultano Alcamino, insomma ci sono state, così come tanto spargimento di sangue. E poi di fianco queste carte di Federico II, le carte da gioco pugliesi, perché io sono pugliese, in Puglia insomma c'è questo altro mito enorme di Federico II, che poi da una parte magari crea anche quella che è l'identità di un territorio, ma anche questo termine sostanzialmente andrebbe un attimo rivisto. Per la foto a destra, la vostra sinistra, devo ringraziare Giuseppe Lo Sapio, dottor Giuseppe Lo Sapio dell'Associazione Centro Studi Normanno Svevi, di cui io mi onoro di far parte, che mi ha passato l'immagine, e giusto faccio notare che federiciane mai più napoletane le carte, quindi non lo so, magari. Parliamo quindi di mito. Gli accademici, quelli che mi ispirano sostanzialmente negli studi e nella passione, hanno diciamo approfondito molto questa cosa del mito. Il mito, questo mito che si fa motore nella cultura
di massa e che poi si trasforma poi in i termini come identità, radici, tradizioni. Però questi termini spesso vengono manipolati e diciamo resi ambigui. Un esempio è che per esempio una proposta di due professori in realtà che hanno seguito degli studi su questo mito di Federico II, e sono due libri da cui ho preso queste due citazioni che vi lascio, e sono il professor Fulvio delle Donne e il professor Raffaele Di Cigno, da una parte un professore attualmente al dipartimento dell'Università della Basilicata e l'altro professore dell'Università di Bari, nonché presidente del Centro Studi Normanno Svevi, che ha una storia diciamo, che non sto qui a elencare. E loro cosa dicono? Sostanzialmente che il mito è la storia, quella con la S maiuscola, sono inconciliabili? Beh, sicuramente, ma questa probabilmente da una parte ci aiuta a capire una e dall'altra ci aiuta a capire l'altra, quindi magari il mito in qualche modo ha risvolti sulla storia, la storia poi crea dei miti e magari anche dei miti potrebbero avere delle radici storiche. Però il professor Di Cigno è ancora più forte in questo senso, e io ho fatto una prefazione molto, molto interessante che vi consiglio nel libro di Marco Brando, Lo strano caso di Federico II di Svevia, un mito medievale nella cultura di massa, edito da Palomar nel 2009, in cui lui dice sostanzialmente che bisogna effettuare comunque delle discriminanti su quello che è lo studio, quello che poi è il fine, e soprattutto perché qualcuno si fa delle domande sulla storia in generale. Quindi questo, e quindi è interessante che poi l'ultima citazione che vi faccio dagli accademici del professor Giuliano Volpe, che attualmente presiede l'Istituto Superiore per i Beni Culturali in Italia, il quale parlando agli Stati Generali del Paesaggio questo scorso 25-26 ottobre diceva che, parlando del paesaggio, ma lui ha un diciamo particolare interesse nella tutela del patrimonio in generale, sia archeologico che paesaggistico, lui crede che la forza della storia, dell'interesse e della rigenerazione sociale, come potete leggere dalla citazione, riguardi la partecipazione, la conoscenza diffusa, che è la base della creazione poi di un percorso, e questo debba creare delle coscienze di luogo e la costituzione di comunità di patrimonio. Questo perché, questa piccola premessa, perché quando il mito sposta l'attenzione dalla storia e non si basa sulla storia, purtroppo succede questo. Questa è la villa romana tardo-antica di Faracola, e quando tra la notte tra il 6 e il 7 settembre di quest'anno, dopo 14 anni di studi di archeologi, storici, antropologi, di studi trasversali e soprattutto multidisciplinari, ripeto, tra la sera del 6 e il 7 settembre 2017 è stata data alle fiamme. Data alle fiamme, quello che vedete alla vostra sotto nelle foto tristissime dell'incendio era quella che era la cenazio della villa tardo-antica romana del posto, è quello invece che resta dopo questa tragedia secondo me di una comunità, perché questa è incapitanata ad Ascoli Satriano, in cui sostanzialmente la comunità non si è mai creata, perché se dovessi andare a chiedere ai miei corregionali chi è mai stato lì, probabilmente saranno pochissimi a rispondere che ci sono stati, oltre naturalmente ai più famosissimi Draghi, Grifoni di Ascoli Satriano. Ora vado un attimo più veloce, così arrivati alle sepolture, quindi il mito genera poi dei mostri e delle distruzioni. Le sepolture, perché ci interessiamo di sepolture? Le sepolture, insomma, innanzitutto non è una macabra curiosità, insomma, anche lì insomma ci vengono a creare poi i soliti miti di chi vuole scavare nelle ossa o scoprire chissà cosa. In realtà anche il professor Alfredo Salerno, che era il responsabile dell'ultima ispezione a Federico II, dice che non si tratta di macabra curiosità. Innanzitutto è un fatto di conoscenza scientifica e storica, quindi soprattutto anche di multidisciplinarietà, quindi la
storia e la scienza che viaggiano insieme, perché lavorano, hanno lavorato a quel progetto, lì avete la pubblicazione della regione Sicilia. Hanno lavorato insieme etnoantropologi, biomedici, storici, archeologi, radiologi, genetici, si parlava di quasi paleopatologi, insomma, quindi era un lavoro che comprendeva diverse professionalità e quindi anche sotto il profilo della conoscenza, della storia e poi del lavoro magari ha degli impatti non indifferenti. E quindi un'altra premessa inoltre è quella che loro hanno avuto un approccio non di non invasività, quindi non sono andati a toccare, a spostare come è stato fatto poi negli anni precedenti, loro hanno solo studiato. A questo punto passiamo poi adesso alla parte più interessante magari per cui bolognesi soprattutto sono qui, è quella della storia di Renzo. Velocemente farò una carrellata velocissima della storia di Renzo. Nasce circa nel 1200 da una nobile tedesca. Enzo, in realtà il suo nome deriva da Enrico, Heinrich, che poi volgarizzato in tedesco passa in Heinz, poi Enzius in latino e poi Enzo in italiano, in volgare italiano. Anche lui dalle cronache insomma è descritto come il padre. Qui sono delle citazioni da due cronache, una coeve, quindi che entrambe scritte durante la vita di Renzo, in cui entrambe erano guelfe, quindi erano contro di lui, cioè scrivevano tutti a favore del Papa, in cui viene descritto come giovane, le donne sospiravano per lui, lui era audace in guerra, in tutto simile al padre, probo, magnanimo, è definito anche falconello per la velocità e l'agilità, quindi insomma era anche lui un mito nel suo periodo, insomma. Questa poi è l'epilogo, diciamo, della sua vita. Lui è stato re di Sardegna, è stato pochissimo poi in Sardegna, qualche mese, è vicario per suo padre nell'Italia settentrionale, ha fatto guerre, insomma ha avuto una vita piena, però nel 1249, nel maggio, come ben sapete sicuramente, sul Panaro, su un ponte sul Panaro che è un fiume qui vicino Modena, si scontra con la fanteria bolognese, il quale lo riesce a catturare, lo porta in prigione e poi lo porta a Bologna. A Bologna quindi siamo alla fine del quasi della metà del XIII secolo e quindi Renzo è rinchiuso a Bologna. Questa è una miniatura del XIV secolo, quindi successiva, fatta da Giovanni Villani e custodita alla Biblioteca Vaticana, molto famosa ovviamente. Qui vorrei fare giusto un piccolissimo passaggio sul fatto che da persona che si interessa di informatica, tutto questo materiale, il grosso del materiale che vedete qui, è disponibile online, perché si sta iniziando finalmente a capire, c'è stata anche una legge, fortunatamente voluta anche dal professor Volpe, che cito di nuovo, per la liberalizzazione delle immagini e della possibile riproduzione non a fini commerciali dei manoscritti, e che penso sia un passaggio importantissimo per velocizzare la conoscenza su molte cose. Chiudo e torno indietro. Renzo viene imprigionato nel palazzo, ovviamente, che conoscete tutti. Aveva 16 custodi di età non inferiore ai 25-30 anni, aveva un compagno di cella che venne però spostato per rendere più tollerabile la sua prigionia, e poi c'è un'altra famosissima leggenda sugli Asinelli e sulla famiglia Asinelli, sul fatto che un Asinelli, insomma, qui Federico poi magari approfondisce, gli Asinelli, insomma, un Asinelli aiutò Renzo a fuggire, ma questo poi in realtà gli Asinelli non erano così amici di Renzo, perché il podestà di Milano chiedeva di angustiarlo e di dargli fastidio, di tenerlo proprio in cattività, tra virgolette. Questo da documenti del periodo. Questo è sempre lui, Renzo, di un codice della Biblioteca Nazionale di Firenze, tra i tre superstiti in cui c'è le poesie della scuola poetica siciliana, che sono meravigliosi ovviamente, della fine del XIII secolo, in cui Renzo ovviamente
è raffigurato in prigione e triste con la testa calata, quindi infatti se si leggono le sue poesie sono molto molto tristi, e tra queste la più famosa, che ovviamente conoscono tutti, che è molto più lunga, io riporto sull'ultimo stralcio, che si chiama Amor mi fa sovente, e che ovviamente per me che sono di Lucera e della Capitanata, insomma, mi lascia sempre e mi dà sempre molte emozioni, per cui lui rivive il fatto che ovviamente è in prigione, si ricorda della Toscana, in cui secondo lui insomma c'è gente che merita, insomma, è sovrana, quindi che ha, diciamo, una nobiltà d'animo o di, insomma, di classe, e poi naturalmente ritorna probabilmente dove era da giovane, nella Puglia piana, ovvero la Magna Capitana, che è la Capitanata, dove il suo cuore è rimasto, notte e Dio. Renzo, il 6 marzo del 1272, dopo molti anni di prigionia, scrive il suo testamento, e qualche giorno dopo vengono aggiunti due codicilli. Il primo dice che vuole essere sepolto a San Domenico. Lui muore il 14 marzo del 1272, e molte cronache riporta un po' successive, veramente queste sono quattro cronache del Rerum Italicarum Scriptores, riportate un po', poi anche ritrascritte ovviamente, in cui ci sono la descrizione di quello che accadde quando Renzo morì. Insomma, lui fu imbalsamato, vestito di guarnaccia e di cappa di scarlatto foderato di vaio, con un diadema d'oro e d'argento, di pietre preziose, eccetera. Aveva una verga d'oro in mano, due copertori foderati di vaio, uno di scarlatto e l'altro di samito. Quindi il suo corredo funerario era ovviamente degno di un re, perché poi Renzo, nonostante tutto, aveva un palazzo a disposizione, riceveva ospiti, il testamento è pieno di personaggi bolognesi, quindi non se la passava così male. E quindi la lista di quello che lui aveva durante la sepoltura più o meno era questa. La sepoltura avvenne dentro San Domenico, abbiamo detto, il suo epitaffio fu scritto da Orlandino dei Passeggeri, anche lui la sua sepoltura è fuori dalla chiesa, come ben sapete. Nel 1291, nel primo inventario della chiesa, viene scritto che la sua tomba è posta tra Santa Caterina e San Lorenzo a sinistra dell'altare, quindi era di fronte a dove è adesso. Nel 1446 o 76, perché purtroppo i documenti non sono chiari, il suo corpo viene di nuovo nuovamente scoperto, e viene fatta un'ispezione, e viene fuori che c'erano ancora la spada, gli speroni e la corona. Poi Federico ovviamente ci spiegherà tra che cosa sono tutte queste cose, spada, speroni, insomma, per capire meglio, abbiamo anche qualcuno che ce lo mostrerà, insomma. Quindi la parte, quella pesante, la faccio io, quella leggera, Federico. Dipende, la spada è da combattimento. Quindi al corredo che abbiamo visto prima si aggiungono la spada e gli speroni, quindi altri elementi a questa cosa. Nel 1490 la sepoltura, che era stata fatta in un sarcofago, anche quello pare di porfido, comunque di pietra pregiata, probabilmente riutilizzato da un sarcofago romano, viene elevata da terra e viene messa sempre a San Domenico, e viene posta un'iscrizione da parte di Francesco Aldovani. Nei secoli poi questo sarcofago viene tolto e la sua sepoltura viene incassata di fronte a dove è adesso, nel muro, sempre ad opera degli Aldovani. Nel 553 il figlio di Francesco effettua i restauri. Questo sembra essere, è un'ipotesi di un articolo fatto da Francesco Filippini, che è lì, in cui secondo lui il cardinal Pompeo Aldrorandi, che è la sepoltura, quella che è appena entrata dentro San Petronio, a sinistra, è sottoterra nella cappella Aldrorandi, davanti proprio, e lì sotto c'è questo sarcofago, secondo lui identificato con quello che poteva essere il sarcofago di Renzo, ma questa è un'ipotesi ovviamente, che poco adesso ci interessano, però era interessante mostrare anche questo.
siamo sempre alla fine del 500 più o meno, in quel periodo in cui viene incassata la, la sua sepoltura nel muro, e c'è un frate domenicano che scrive, e qui devo ringraziare, l'ho visto prima, Domenico Moretti, perché mi ha permesso, ci ha permesso di avere questa bellissima testimonianza dall'università, dalla Biblioteca Universitaria di Bologna. Quindi un frate domenicano che alcuni identificano, il Lodovico Frati lo fa come Leandro Alberti, ma non abbiamo trovato altri elementi per insomma approfondire questa analisi, ma non è il caso. Ma nel leggendo insomma questo frate che fa la vita di, descrive la vita di Renzo, lui dice che vide con i suoi occhi, quando fu spostata e riaperta ancora una volta la sepoltura di Renzo, lì c'era, lì c'erano le ceneri, la spada, altre cose, poi c'era il suo capo e tutto il resto. Quindi siamo alla metà del 500 e lì c'è ancora tutto. Questo è sempre verso la fine del 500 in realtà, un disegno di un viaggiatore salesiano, tale Siegfried Riebisch, non riesco a pronunciarlo bene, che passava il tempo, ha passato oltre 10 anni a disegnare sepolture in giro per l'Europa, e questa era la sepoltura di Renzo a metà del 500. Quello che potete notare è questa statuetta che aveva in alto, molti di voi probabilmente lo sapranno, questa statuetta pare sia originale, nel senso coeva alla sepoltura, venne salvata e poi apposta sopra la, la lapide, ma durante i lavori del 500, no, del 700, chiedo scusa, questa lapide, questa statuetta venne depositata nel palazzo comunale e poi sparì, quindi purtroppo non ne abbiamo più testimonianza. Andando avanti nel tempo, andando a guardare i documenti, 1690, ancora una volta viene aperta la sepoltura di Renzo, e lì ci sono ossa spolpate con un cerchio e pomo di spada di ferro ruginito. Quindi, nuova cassa, qui questa è una fonte di, del 700, e quindi, insomma, siamo nel 700 e ancora tutto lì. Cosa accade ovviamente? San Domenico nel 730 più o meno subisce un fortissimo restauro, come la, quindi diventa come quella che vedete oggi, quindi il rifacimento degli interni, del tetto, insomma di tutto. E cosa accade? Ovviamente il comune di Bologna, alcuni senatori del comune di Bologna sono incaricati di tenere d'occhio quello che accade dentro, ovviamente quello che accade alla tomba di Renzo. Ci sono 3 date interessanti, poi ci sono altri documenti che potrebbero essere interessanti per uno studio più approfondito, ma non starò qui a tediarvi. Il 18 marzo del 1730, quindi all'inizio dei lavori, i frati chiedono di spostare la sepoltura di Renzo in un altro luogo, in un altro posto in realtà, e poi vi spiegherò perché, adesso vi lascio un attimo con questa suspense, ma loro chiedono di spostarlo, perché adesso viene elevato, è incassato nel muro e c'è una lapide come avete visto. 1730, qualche giorno dopo, il 31 marzo iniziano i lavori, ci sono delle relazioni all'archivio di Stato di Bologna che descrivono i senatori che prendono in carico questa cosa, e il 12 luglio del 1731, un anno dopo più o meno, c'è la relazione finale. Questa è l'ultima relazione, una parte dell'ultima relazione, anche qua Domenico Moretti che non vedo più. Eccolo là, ringrazio nuovamente per avermi accompagnato in questa bella avventura. La relazione finale che nel 1731 viene fatta è custodita quindi all'archivio di Stato di Bologna, in realtà ce n'erano 3 di queste relazioni, tutte e 3 quelle che vi ho citato, di cui 2 sono andate purtroppo perse, ma che per fortuna esistono le trascrizioni. Queste sono l'ultima, quella di luglio, tanto ve la faccio vedere velocemente solo per la bellezza insomma del documento. E andando a vedere quello che dicono i senatori, in realtà il senatore Albergati, quello era colui che si il marchese Luigi Albergati, colui che si era occupato di questa questione, insomma la cassa fu tirata fuori, portata nella cappella a destra dell'attuale sepoltura,
c'erano due chiavi che custodivano, che venivano custodite da due persone diverse, da un notaio, eccetera. Però la cosa interessante è che si dice che quando l'hanno tirato fuori, la cassa era in una cassa di piombo, in cui c'era scritto che l'ultima volta che quella cassa era stata aperta e rinnovata era il 1690. Quindi fu fatta una cassa ulteriore di legno a copertura di questa e poi fu chiusa. Fu chiusa, quindi non c'è stata un'ispezione, non è stata aperta questa cassa, rimasta sigillata, fatta una cassa nuova di legno e poi rimessa qui, dove, insomma, chi è stato a San Domenico conosce bene l'epigrafe che c'è adesso, dove vi faccio notare, non riesco, vi faccio notare, c'è ancora qualcuno, questa foto l'abbiamo fatta pochi giorni fa, due settimane fa, grazie Federico, continuano a portare i fiori, c'è qualcuno che porta i fiori a Re Enzo. E questa cosa, insomma, è rimasta, ci ha lasciato un attimo ci ha lasciato un attimo così. Questo, chiedo scusa, ok, questo, insomma, sono una visione un attimo più allargata di dov'è la sepoltura. Quello che vedete a sinistra è la cappella dove è stata depositata per l'ultima volta la cassa, a destra invece c'è la cappella dei Pepoli, fatta nel 300 per Taddeo, eccetera. Ma qui Federico ne saprà molto più di me. Purtroppo. Entrando nella cappella che avete visto a sinistra, questa è la parte indietro, la parte posteriore. Il muro, abbiamo visto, è spesso circa un paio di metri. E questo è quello che si può vedere entrando, naturalmente, a San Domenico in quella cappella. Una cosa interessante è che in basso c'è questa cosa che in realtà non ha molta attinenza, però la facciamo notare, c'è una parte di pavimento che è più antica dell'ultima, che è stata fatta negli anni 60 del Novecento, che pare sia dipinta ancora, e, però la cosa più interessante è questa qui, e spero che l'audio mi aiuti, spero. Mi l'ha attaccato. Peccato, problema tecnico. Comunque il problema tecnico ve la dico io, sostanzialmente andando a dare due bottarelle con il dito sulla parte bassa della sepoltura, praticamente lì è vuoto. Quindi praticamente lì sotto non si sa cosa c'è, ma con alta probabilità c'è la cassa che non è elevata, portalo un attimo su, praticamente non è incassata in alto ma è a terra probabilmente, e quindi questa potrebbe essere un'occasione per capire effettivamente, ci sono 3.000 ipotesi per poter analizzare senza presunzione di invasività se esattamente lì dentro è custodita questa cassa. Si potrebbe fare con strumenti che non neanche potrebbero entrare nel muro, o con un piccolo sondino di qualche millimetro, insomma, si potrebbe, insomma, capire effettivamente cosa c'è lì sotto. A questo punto passiamo da Bologna alla Sicilia. E questa che vedete qui, anche qui faccio notare, te dico se mi supporti, esatto, anche a Palermo portano fiori al padre di Renzo. Questa è la sepoltura di Federico II all'interno, stavolta sta tu. No, troppo lontano. Alla cattedrale di Palermo, dove ci sono ovviamente un sacco di sepolture dei più grandi personaggi di quel periodo, e in cui ovviamente è sepolto l'imperatore Federico II. Queste sono alcune immagini che lo ritraggono, sono immagini del 200, quindi coeve, non sono successive. Quella che vedete a destra è proprio voluta da lui quando nel 1215 volle rifare l'arca di Carlo Magno, e quindi si fece raffigurare in quel modo. Lui era molto giovane in quel periodo
Invece in mezzo avete una miniatura del De Arte Venandi, questa insomma non c'è neanche bisogno che la descriva, e invece a sinistra c'è una iconografia che in realtà è un po' idealizzata da un monaco inglese che non ha mai incontrato Federico II, che si chiama Matthew Paris, il quale, attraverso i racconti che gli facevano i viaggiatori, in particolare Riccardo di Cornovaglia, che era stato a corte di Federico II, fece questo suo ritratto e lo, diciamo, raffigurò così. Ora, cosa c'era all'interno del sarcofago di Federico II? Nel tempo sono state fatte alcune ispezioni, la più famosa è quella della fine del Settecento, di cui poi lì avete la pubblicazione, sempre nella regione Sicilia si è premurata di stamparlo, per fortuna. Questo era quello che si presentava dopo purtroppo aver rimosso due corpi, perché c'erano altri due corpi all'interno del sarcofago di Federico II, che era Pietro d'Aragona e un'altra donna non identificata ancora oggi. Tutti quei due corpi si presentava in questo modo. C'era il corpo completamente imbalsamato, una cinta, un'alba di lino, quindi una tunica di lino bianca, una dalmatica di seta rossa, anche qui Federico poi potrà approfondire, con una cinta di seta e un mantello di rosso, naturalmente con tantissime decorazioni, calze di lino e calzari di seta, anche questi decorati. Ma poi negli anni 90 ritornò insomma l'idea di poterlo riaprire questo sarcofago, e si chiesero tutti, dice abbiamo l'imperatore, nel resto d'Europa stanno facendo molte ispezioni, magari anche noi potremmo conoscere un po' di più, un po' le tecniche con cui venivano fatti alcuni oggetti, un po' le leggende che parlano della morte di Federico II, abbiamo gli strumenti per capire come è morto, visto che le leggende parlano di chi, di avvelenamento, di dissenteria, di strangolamenti, c'è di tutti i tipi, e quindi si potrebbe sciogliere un sacco di nodi, sia per quanto riguarda la storia, sia per quanto riguarda la paleopatologia, tantissimi nodi si potrebbero sciogliere. Purtroppo però, quando hanno riaperto negli anni 90 il sarcofago, questo è stato lo spettacolo che si sono trovati di fronte. È stato un'equipe, insomma, ha lavorato in maniera eccellente, devo dire, anche se non ho neanche gli strumenti per dirlo, facendo una camera apposita in cui, perché ricopriva la tomba, tenendo sotto controllo la temperatura, l'ossigeno, qualsiasi cosa. Però il problema è che quando aprirono nel Settecento, perché lo lasciarono aperta, e questo è il risultato purtroppo di quello che accadde. Però loro non si lasciarono scoraggiare, e andando a guardare un attimo nel dettaglio, il globo insomma, che probabilmente aveva anche una croce sopra, perché non c'è più, è ancora lì aperto purtroppo, ma è ancora lì. La testa con tutto il corpo è lì, ma è sotto i due corpi. Testa con tutto il corpo, ancora lì con tutto il corpo. Il problema però è che loro avevano questa, diciamo, sensibilità, per cui decisero di non toccare assolutamente niente, niente, ma solo fare dei prelievi piccolissimi, moltissimi ma piccolissimi prelievi di tessuti, ossa, batteri, insetti, qualsiasi cosa riuscivano a prelevare. Hanno tirato su e i risultati sono stati, ripeto, pubblicati in quella magnifica pubblicazione, e quindi qui alla fine sono riuscito anche a fare delle radiografie, e lui ancora lì, per esempio questa è la testa mummificata ancora lì, che aspetta, insomma, riposa, diciamo così. Poi anche i calzari sono ancora lì, perché la scarpa veniva fuori, ovviamente hanno rimosso, chissà, forse nel Settecento hanno rimosso le decorazioni, quindi i calzari di seta sono ancora lì, magari un restauro, magari qualcosa si poteva fare, loro hanno deciso di non fare niente, per ora sono ancora lì. Poi altre cose interessanti, nel Settecento quando aprirono analizzarono quello che trovarono, qui devo ringraziare invece Carlo Niato che mi ha passato questa immagine particolare, perché comunque, ripeto, è stata ristampata l'opera. Ma nella sua alba di lino, Federico II aveva queste scritte in cufico che sono state tradotte, quindi traducendo quello che lui si fece scrivere, probabilmente gli misero, perché non si sa se glielo misero dopo o decise lui di essere sepolto così, c'è scritto che praticamente questa tunica è stata fatta per Ottone, che non era per lui, Ottone, che probabilmente era Ottone di Brunswick,
l'imperatore, suo avversario nella sua minorità, quindi probabilmente Federico II decise, se fosse se l'idea è che Federico II decise di farsi seppellire con quest'alba, si fece seppellire con l'alba del suo rivale, con cui lui, su cui lui vinse. Trovarono ovviamente la spada, con decorazioni meravigliose, una cinta di seta, puntale, tutto il resto, e poi ci furono altre ispezioni verso tutte le altre sepolture, quindi quella del padre, della moglie e di tanti altri soggetti che sono lì. Del padre Enrico VI Westhoffen vennero fuori ovviamente una tunica meravigliosa, questo è il reperto, e quello che vedete qui è una riproduzione del reperto che è stato poi asportato, i guanti e le scarpe che per chi fa rievocazione magari sono interessanti, perché oltre ad essere diciamo del tipo come tipo arabo, molto simile a delle babushat, avevano una suola in sughero, che è una cosa particolare, anche se non così poco comune nelle sepolture. Giusto un piccolo accenno, qui ringrazio Stefano Suozzo, un fotografo che mi ha concesso questa fotografia, ed è dell'ambone della cattedrale di Bitonto, in cui sono rappresentati nel 1229 a Bitonto, in Puglia, vicino Bari, la famiglia Westhoffen, perlomeno così è stata identificata. A destra c'è Federico Barbarossa, dopo di lui Enrico VI, andando più in alto Federico II, e poi quell'altro, il piccolino, che alcuni identificano con Corrado IV, altri con Enrico, uno dei suoi figli. Naturalmente, questo è giusto per dire che anche il modello con cui è stata riprodotta la Guarnacca Sine Manicis, di cui Federico magari vi darà qualche accenno, ha un sostrato di documentazione, insomma, che prende spunto da fonti di tutti i tipi. Costanza d'Aragona ci ha regalato questo bellissimo copricapo nella sua sepoltura, che adesso è custodito quindi in un museo, il cosiddetto Kamalei Pion bizantino. E poi adesso velocemente vi farei, prima di chiudere, una carrellata di quelli che sono esempi di sepolture indagate in tutta Europa, in cui ovviamente ovunque si osserva, si studia, si conosce questo tipo di manufatti, e che probabilmente varrebbe la pena anche conoscere qui a Bologna. Questo è il corredo funerario di Fernando Ferdinando della Cerda, morto a 20 anni in Spagna. Lì c'è la pubblicazione di quando hanno fatto tutte le analisi, in cui praticamente ha un corredo funerario meraviglioso. Si parte da una tunica, una pelota, che è un particolare tipo di indumento riferito alla Spagna. Di solito non si trovano questi tipi di indumenti fuori dall'ambito spagnolo. Esatto, grazie. Questa è la pelota, che sarebbe una guarnacca come quella lì, molto più stretta sul tronco. E un cappello, un copricapo, le scarpe e la spada, una meravigliosa cinta decorata in maniera eccezionale, e anche un mantello. Spostandoci poi verso l'Italia, farò giusto tre esempi. Can Grande della Scala, famosissimo condottiero italiano, nato a Verona nel 1291, è morto a Treviso nel 1329, fu riesumato nel 2004 e venne fuori questa magnifica spada che oggi è custodita nel museo di Verona. Oltre naturalmente alla spada, venne fuori questo tessuto, anche questo di una bellezza fuori dal comune, e alla vostra sinistra vedete quella che è una riproduzione di come l'hanno, diciamo, quando l'hanno trovato, come la indossava. Chiudo con le sepolture, con Enrico VII di Lussemburgo, l'imperatore Heinrich, anche lui morto il 24 agosto del 1813, la sua sepoltura è custodita a Pisa. È stato nel 2014 tirata fuori la cassa che conteneva, diciamo, il suo corredo, e nella cassa, insomma, è venuto fuori un drappo di seta meraviglioso, tessuto con simboli leonini,
E poi c'era questa parte, che forse è la più interessante, che magari ci riporta anche un po' a Bologna, che è una corona, un globo e uno scettro, di valore inestimabile, ma anche di bellezza inestimabile, sostanzialmente. Sono ovviamente custoditi in musei adesso questi oggetti. Chiudo questa carrellata veloce di immagini, mostrandovi quelli che sono poi alcuni manufatti della corte prima del Regno di Sicilia e poi imperiale, perché ovviamente Federico II univa questi due mondi, il mondo tedesco, perché lui era figlio di Enrico VI, l'imperatore Federico VI, e il Regno di Sicilia, perché lui era figlio di Costanza d'Altavilla. Questo è il mantello di Ruggero II, anche questo di una bellezza disarmante, custodito a Vienna, insieme ad una serie di oggetti che adesso vi mostrerò, che consiglio vivamente a chiunque di andare a Vienna a vedere questi oggetti, perché solo per la manifattura. Qui avete a destra la corona imperiale, il globo, la corona indossata per la prima volta da Ottone II, quindi molto prima di Federico II, il globo più o meno incerta la data, e poi Federico II ovviamente di suo, perché aveva una personalità piuttosto, diciamo, particolare, aggiunse manufatti, quindi la spada con il fodero, le scarpe, i guanti, e poi ovviamente anche suo nonno aveva, suo nonno aveva una bellissima tunicella. Questa è in costruzione, per adesso è in costruzione perché mancano ancora dei dettagli, come potete vedere. Manca, esatto, il colletto, le perle sulle maniche, manca ancora un po' di lavoro. E questa è opera di Alessio Orlandi, che è bolognese lui, che si cimenta spesso in queste avventure in cui lo coinvolgo. E questo, diciamo, che è uno dei manufatti che noi come ricostruttori storici ci poniamo come obiettivo. Io coglierei anche l'occasione di ringraziare Daniele Bacci e Francesco Grassi, che sono qui con Sandra. Due volte di più. Sta soffrendo il peso della storia. Della storia. Il peso della storia, esatto. Chiudiamo. Sì. E poi ci deve essere quest'altro manufatto che purtroppo, per motivi di tempo, perché anche qui l'idea è arrivata troppo tardi, la realizzazione ovviamente richiede tantissimo tempo, ed è il cingulum, quindi la cinta che era a corredo di questo di questa tunicella, giusto un piccolo... Altri rievocatori hanno fatto anche una riproduzione di questa tunicella con un apparato documentario, devo dire, interessante. Sono Margherita Brossa e Chiara Corti, probabilmente avrebbero, ho visto i ricami fatti a mano molto interessanti, probabilmente qualche miglioria poteva essere fatta sotto l'aspetto dei materiali usati, ma ovviamente il costo di un'opera, che alla fine l'artista non è così banale, devo dire la verità. Questa era quella che poi era la cinta, che è anche questa in costruzione. E torno un attimo, questa la cinta è in produzione in Toscana da un'artigiana che si chiama Giulia Pattrinieri, e che in collaborazione con una membra, nonché mia amica, carissima amica, dell'Imperiale Siderici di Foggia, infatti Giulia si sta occupando della parte tessile, mentre Serena si sta occupando della parte dell'oreficeria. Come potete vedere qui davanti, lungo, faticoso e altri aggettivi che non sto qui a dire, ma diciamo che sono preziosi sotto tanti punti di vista. Quindi chiudo questa cosa facendo vedere quella che io definisco la mia nobile officina, in cui, che la nobile officina praticamente erano gli opifici in cui venivano prodotti abiti, armi e qualsiasi cosa per i re. In cui sono presenti gli oggetti che poi andranno a completare la cinta, e che sono un lavoro a parte. Quindi chiudo
con i ringraziamenti che quindi vanno alla mia officina, Serena Paolucci, Giulia Battenini, Alessio Orlandi, ovviamente soprattutto c'era Federico, ma l'ho ringraziato all'inizio, Domenico Moretti, che mi ha aiutato veramente tanto nella ricerca dei documenti come topo d'archivio, frate Arcisio Zanette, che non è potuto venire, mi diceva, ma che a San Domenico ci ha dato una grande mano, davvero grande, Carlo Gnato per alcuni suggerimenti sia a me che a Serena, soprattutto a Serena probabilmente, e poi Monica Serateria che mi ha supportato e sopportato e ha dato anche una mano nella realizzazione di questa presentazione. Lei è autrice di un libro che consiglio, che si chiama Il Principe Mirabile, per chi volesse, è un romanzo che secondo me è meraviglioso sulla vita di Federico II di Svevia, romanzo ovviamente, che consiglio a tutti. A questo punto un po' di bibliografia, ma subito a questo punto lascio la parola, spero di aver fatto tardissimo, perfetto orario, lascio la parola a Federico che un attimo vi spiegherà un po' più nella pratica. No? Continua a parlare così mi sta morendo. Ci vediamo poi. Nella pratica, quello che è la vita del ricostruttore, la vita nel XIII secolo, la moda. Soprattutto. Esatto. E quindi lascio la parola a lui e vi ringrazio per essere qui e per aver ascoltato. Grazie. Grazie Alessandro. Sì. Quello che questa conferenza e questa serata aveva come obiettivo era di fare luce su quello che si sa riguardo alla sepoltura di Renzo, dal punto di vista di come è stata mossa la tomba, dove la sepoltura potrebbe trovarsi e quali sono le informazioni sulle aperture che sono state fatte nei secoli, e dall'altro lato, sulla base delle fonti documentali, che cosa potremmo trovarci dentro una volta che la tomba venisse aperta. Fra l'altro, Alessandro ha molto succintamente descritto le aperture di alcune sepolture importanti, ma in alcuni casi sono dei veri e propri gialli le vicende legate alle indagini sulle sepolture. Ve ne dico soltanto una, Can Grande della Scala, che è stato aperto per l'ultima volta nel 2004, ma in realtà l'apertura, diciamo la prima documentata in maniera scientifica, è del 1921, in occasione delle celebrazioni dantesche del sesto centenario della morte di Dante Alighieri, visto che Can Grande aveva ospitato Dante Alighieri, si sperava addirittura di trovare all'interno della tomba un qualche manoscritto autografo di Dante. Purtroppo le attese furono deluse da questo punto di vista, ma emersero tantissime stoffe, alcune delle quali sono state anche in esposizione al museo di Castelvecchio Verona, la spada, diversi reperti dal punto di vista estetico meno eclatanti ma molto interessanti per noi ricostruttori e in generale per gli storici del costume e per gli storici nel complesso, anche perché in particolare nel 2004 è stato possibile fare delle analisi sui campioni organici del corpo ed è stato per esempio appurato che è morto per un overdose di digitale. La digitale è una sostanza che in realtà nel Medioevo si utilizzava anche come medicina, aveva degli effetti ritenuti curativi ma in dosi eccessive, come spesso capita per alcune sostanze, può essere letale. E quindi rimane il dubbio, è stato ucciso volontariamente con una sostanza comune all'epoca, comunque reperibile, oppure si curava perché comunque aveva, si sa dalle cronache, che aveva dei malesseri e una volta tanto il suo speziale o lui stesso si è sbagliato, ha preso troppe pillole di sonnifero prima di andare a letto. Questi dubbi ce li abbiamo nei CSI del giorno d'oggi e rimangono anche per quel che riguarda il Medioevo. Dal punto di vista delle informazioni che si possono trarre dai reperti nelle sepolture, fra l'altro, noi possiamo anche ricostruire molto spesso i flussi commerciali, le vicende economiche. Per esempio, avete visto quella bellissima stoffa di seta a righe che è stata trovata nella sepoltura di Enrico VII? Avete visto la stoffa che era nella sepoltura di Can Grande? Entrambe quelle stoffe erano lunghi drappi che avvolgevano i corpi, quindi non necessariamente facevano parte di indumenti, ma servivano come sudario, comunque sia come copertura del corpo.
E nel caso di Can Grande la stoffa è stata individuata come proveniente da Tabriz o probabilmente dalle zone della Mongolia, per cui è una seta lavorata con fili d'oro e quant'altro di provenienza orientale in un periodo in cui l'arte serica italiana già era abbastanza buona. Ovviamente le manifatture di Ruggero erano di matrice araba, avevano le scritte arabeggianti, avevano caratteristiche legate alla matrice produttiva del meridione d'Italia. Nel caso di Can Grande invece il flusso probabilmente derivava dai commerci veneziani. Venezia era la grande importatrice di stoffe dall'Oriente, stoffe seriche per lo più di vari livelli ovviamente di costo, anche non c'erano soltanto le stoffe pregiatissime, però comunque sì, erano stoffe costose che arrivavano quindi ai grandi signori italiani e che i grandi signori italiani usavano per le loro sepolture. Come nel caso di altre sepolture, in realtà non è detto che quello che noi troviamo indosso alla salma sia quello che lui voleva indossare. Ne abbiamo parlato prima per Federico II. Nel caso di Can Grande, essendo lui morto fuori Verona, quando è arrivato a Verona è stata ricomposta la sua salma, è stato vestito da dei frati che hanno preso in consegna, diciamo, la salma, e si è notata nella ricostruzione degli indumenti che sono state fatte delle giustapposizioni di stoffe provenienti probabilmente dal tesoro di Can Grande. Quindi lui aveva delle stoffe che avrebbe magari usato per farsi delle vesti, è morto e queste stoffe sono state usate per le sue vesti. Probabilmente utilizzare gli stessi indumenti che aveva indosso, gli stessi storici hanno supposto che gli stessero un po' strette, visto che quando è arrivato a Verona iniziava già a gonfiarsi un po' per la putrefazione, per il processo di deterioramento del corpo. Per quel che riguarda Renzo, come avete visto, noi abbiamo delle informazioni anche abbastanza specifiche riguardo a quello che gli venne messo indosso, venne utilizzato per la cerimonia funebre. E da questo punto di vista vi ripropongo quello che già Alessandro aveva segnalato, evidenziando le parti che adesso interessano a noi. Lui è stato imbalsamato come era prassi, ma vestito, e tutte le cronache sono concordi nel dire che era vestito con una guarnacca, una cappa di scarlatto foderato di vaio. La foderatura e la stoffa di scarlatto non è chiaro se sia riferita solo alla cappa o anche alla guarnacca, e di questo vi parlerò, ma quello su cui vorrei concentrarmi un attimo è la seconda cronaca, perché come vedete la terza e la quarta sono sostanzialmente analoghe. Nella seconda cronaca sembra una ripetizione, ma lui fu vestito di un vestito e di una guarnacca e di una cappa. Sottolineo questo aspetto perché in realtà questa descrizione è all'atto pratico la descrizione dello stile dell'ensemble, che era l'abbigliamento tipico duecentesco maschile. L'uomo che usciva di casa aveva sopra la biancheria intima un insieme di tre vesti di solito, che erano la tunica, adesso quella che indossa in questo caso Daniele è ricchissima, ma in generale era la tunica, posta sopra una camicia. La camicia copriva in buona parte le calze, nel caso delle vesti più pregiate erano lunghe, potevano essere anche più corte, copriva le calze che sono le coperture per le gambe, e la biancheria intima della zona inguinale si chiamava braca. Da un certo momento in poi, già alla fine del 200 e nel 300, si trovano le prime attestazioni di mutanda, usato come termine, quindi è un termine piuttosto antico, è arrivato fino ai giorni nostri, ma noi bolognesi ben sappiamo che braga è un altro termine tranquillamente utilizzato per significare i pantaloni, e quindi in generale è partito dal Medioevo ma è arrivato fino al giorno d'oggi. Sotto la tunica c'è una camicia, sopra la quale appunto viene posta la tunica, che però è il primo strato, è un indumento, diciamo, quello più normale. Sopra la tunica viene messa una sopraveste, quindi per darvi un'idea, tunica e veste sono sinonimi in maniera l'una più generica dell'altra. Veste è generico come indumento, la tunica specifica una posizione. Tunica o gonnella sono sinonimi, lo troveremo spesso nelle fonti documentali tunica, però ogni tanto si trova anche vestito, documentato già nel 200, e quindi l'uso del termine vestito in unione a guarnacca e cappa indica che probabilmente lui aveva sotto la sopraveste
una tunica come nel caso della dalmatica di Federico II, che ha un nome particolare ma perché ha una valenza cerimoniale particolare. Sopra alla veste ci stava la sopraveste, ovviamente, sopraveste che nel 200 principalmente veniva chiamata guarnacca. La guarnacca era di forma relativamente simile alla gonnella, quindi un po' più abbondante perché era una sopraveste tipicamente più lunga, di solito era dotata di maniche, poteva avere delle maniche anche più lunghe della lunghezza del braccio, in quel caso veniva chiamata guarnazione. E poi sopra questo noi troviamo il mantello o la cappa. Quando noi diciamo cappa pensiamo alla terminologia rinascimentale, film di cappe e spade, cose di questo tipo, ma il termine cappa ha origini più antiche e ve lo documenterò con fonti duecentesche del periodo di Renzo, e quindi noi abbiamo già da queste descrizioni un'idea di quello che, se non ci sono state manomissioni troppo importanti, se non ci sono state sottrazioni dell'apparato vestimentario di Renzo, no, quello che si potrebbe trovare all'interno della cassa, e che fra l'altro rappresenterebbe non un unicum ma una testimonianza molto preziosa, perché a livello di reperti, come avete visto, non ce ne sono tanti, e le sepolture che sono state presentate non sono l'1% di tutte quelle che sono state aperte, stiamo parlando comunque di poche tombe che hanno restituito reperti significativi, soprattutto quelle che nel tempo sono state aperte più volte hanno poi portato dei danneggiamenti molto significativi. Per cui noi che cosa abbiamo? Abbiamo che quell'immagine che abbiamo visto prima in realtà già ci rappresenta Renzo, come immaginatelo sdraiato sulla portantina che andava in processione all'interno della città, quello che Renzo aveva indosso nel momento della sua sepoltura, una veste rossa con una sopraveste a sua volta rossa. Sulla veste io presuppongo che potesse essere rossa perché in realtà spesso l'insieme delle vesti, che veniva chiamato roba, ha un'unica stoffa con cui vengono realizzate tutti e tre gli strati. Nell'iconografia lo si vede spesso, altrettanto spesso si vedono in realtà colori contrastanti, per cui non è una regola, però struttura noi abbiamo già all'inizio del 200 l'indicazione dagli statuti di Ferrara che trovate riportati, di Venezia, pardon, che trovate riportati di fianco all'immagine, l'indicazione che la roba maschile, e quello è lo statuto dei sarti, per cui veniva specificato a livello cittadino che i sarti dovessero praticare certi prezzi ai loro clienti sulla base di che cosa veniva richiesto, e la roba, cioè l'insieme delle vesti che un uomo di solito si faceva confezionare, era formata da gonnella, varnacchia, che è una variazione dialettale per guarnacca, e pellis. Pellis è un sinonimo di mantello, di copertura sulle spalle, che denota il fatto che spesso il mantello fosse foderato di pelliccia. Il pelliccione era tipicamente un indumento invece più simile alla nostra pelliccia moderna, però dovete tenere presente che per i medievali il pelo veniva tenuto all'interno, sia da un punto di vista pratico, era importante questa caratteristica perché il pelo, la fodera di pelliccia crea una protezione termica, e ovviamente la pelliccia era pensata soprattutto per i climi, per il periodo invernale, ma allo stesso tempo avere il pelo all'esterno dal punto di vista morale vi faceva somigliare a un animale, e l'uomo è superiore agli animali, è stato posto nella creazione in una posizione superiore, quindi indossare una pelliccia rappresentando, raffigurando, assomigliando a un animale era disdicevole, tant'è vero che di solito le pellicce col pelo all'esterno se le mettevano i pellegrini in segno di umiliazione quando poi andavano in pellegrinaggio. L'immagine che vediamo qui è quella di Renzo, e quindi potrebbe essere addirittura basata proprio sui racconti della sua sepoltura, ma non è molto diversa, una miniatura bolognese proprio della seconda metà del 200, in cui vedete sulla sinistra il giurista che sta giudicando una causa, siamo in una miniatura del Codex Justinianeus, cioè della raccolta di leggi fatta da Giustiniano imperatore nel VI secolo d.C., in cui il giudice veste proprio una sopraveste rossa, la tunica che indossa sotto è blu come in questo caso, ma essendo nella seconda metà del 200 ci sono delle piccole decorazioni qui che sono bottoni molto probabilmente, perché alla fine del 200 iniziano a diffondersi sulle maniche e sui colletti,
il bottone non è un'invenzione del 200, ma alla fine del 200 inizia, diciamo nella seconda metà del 200 inizia ad essere utilizzato. Piccoli bottoncini li vedevamo prima anche sulla manica di Federico II e sulle scarpe, esattamente a chiusura delle scarpe. Comunque in questo caso vedete che la manica della tunica che sporge dalla manica della guarnacca è blu, dal colore a contrasto. Come vi dicevo, non è una regola fissa che gonnella e guarnacca siano fatte della stessa stoffa. Qui abbiamo il babbo di Renzo e nell'immagine che prima vedevamo a colori, io adesso vi voglio mettere in evidenza i vari strati, gli stessi strati della roba di cui vi parlavo prima. Gonnella, spuntano solo le maniche ovviamente, qui abbiamo un abbigliamento lussuoso, un abbigliamento imperiale, quindi le maniche sono l'unica parte che sporge, da una sopraveste, questa rosata, molto decorata, con decorazioni un po' bizantineggianti, perché comunque dovete pensare tutto al simbolismo che la carica imperiale portava con sé, però comunque sia c'è una copertura parziale delle maniche sulla spalla che ritroveremo anche in guarnacche molto più semplici, indosso a dei suoi falconieri nell'Aspenaldi. E poi sopra il mantello. Io userò mantello e cappa in quasi come sinonimi, in realtà sottolineerò delle piccole differenze probabili se non altro, però comunque sia, come vedete, il mantello chiuso al collo con un fermaglio, di solito d'oro nel caso dei ceti altolocati, e notiamolo, il mantello è blu all'esterno ma chiaro all'interno. Quindi potrebbe essere, la miniatura non è abbastanza chiara da permetterci di dirlo chiaramente, ma molto spesso i mantelli lo erano, foderato di vaio. Il vaio è una pelliccia pregiata, corrisponde grosso modo al petit gris, è una pelliccia di colore grigio azzurrino, grigio biancastro, che nelle iconografie viene rappresentato come un'alternanza di parti chiare e di parti scure. Lo vedremo meglio in qualche miniatura successiva. L'uso del termine roba per indicare l'insieme di gonnella, guarnacca e mantello, vi segnalo che rimane per tutto anche il 300 e la fonte bolognese, sempre, che appare adesso, eccola qui, da un testamento, per la precisione, di un bolognese del 1341, documenta l'uso del termine ancora nel secolo successivo. In questo caso il marito si preoccupa di lasciare alla moglie, una volta deceduto, una roba viduale, cioè da vedova, quindi probabilmente di colore scuro, formata quindi da gonnella, guarnacca e mantello. In alcuni casi vengono aggiunti anche i cappucci. Qui invece che cosa abbiamo? Partiamo dallo strato inferiore, lo strato che la cronaca bononiensis, cosiddetta varignana, ci riporta, il vestito. In questa nota dello Statuto di Ferrara noi abbiamo un'indicazione precisa di quanto devono costare i vestiti sulla base di quanto sono complessi dal punto di vista realizzativo. Si sottolinea in particolare il numero di cuciture. Se hanno meno di 3 cuciture allora costano soltanto 3 soldi, se ne hanno di più costano di più. Ovviamente se sono più decorate, se sono foderate, aumenta il costo. Quindi anche le gonnelle, anche il vestito poteva essere foderato, però di solito era foderato di stoffa, non di pelliccia. L'immagine che vedete è un'immagine della prima metà del 200, quindi siamo intorno alla data di nascita supposta di Renzo, ed è un semplice lavorante, un semplice contadino che sta potando la vigna. Però vedete che indossa una tunica che arriva solo fino al ginocchio. Vogliamo un esempio più bolognese? Non è un problema. Abbiamo lo statuto dei falegnami del 1270 bolognese. Ancora una volta nell'inventario, pardon, che c'è qui, l'inventario è un inventario bolognese di un bolognese del 1279, quindi siamo nell'epoca subito posteriore alla morte di Renzo, e si parla ancora una volta di vestito e guarnacca. Notate che sono vestito e guarnacca entrambi fatti dello stesso tessuto bruno scuro, non era particolarmente costoso, lui non era un personaggio altolocato, era un medio benestante. Dovete tenere presente che purtroppo sulla documentazione inventariale notarile noi abbiamo un grosso problema legato al fatto che venivano inventariati i beni di chi si poteva permettere il notaio in primo luogo, quindi noi ce li abbiamo, ok, le leggi bolognesi stabilivano che da un certo momento in poi dovesse essere inventariato tutto il patrimonio del defunto, in modo da poter dividere tra gli eredi, non far sorgere dispute
il patrimonio e quindi venivano inventariati i beni. Però ovviamente un contadino che moriva e che veniva vestito dell'unico vestito che aveva per essere sepolto non generava documenti notarili e quindi molta parte della popolazione più umile rimane purtroppo invisibile. Nello statuto dei falegnami noi troviamo una tunica che è una mezza via tra quella corta del contadino e quella lunga del re. Ovviamente il re non fa lavori manuali, non ha esigenze di mobilità quando è nel suo palazzo e quindi indossa non solo vesti estremamente pregiate e ricamate e dorate o dotate di perle, ma anche più lunghe. Il falegname che viene ritratto sullo statuto ovviamente viene ritratto mentre sta lavorando, ma con una veste un pochino più ricercata. Notate che ci sono dei piccoli ricami qui sulle maniche e anche sulla parte terminale della veste. Dal punto di vista della sopraveste, ancora una volta, rimarchiamo che ci sono varie soluzioni, varie possibilità e lo statuto ferrarese le sottolinea. È possibile avere una guarnacca foderata o con pelle o con zendalo. Il zendalo o zendale era un tipo di stoffa serica, una varietà di stoffa base seta. Però possiamo avere anche i guarnazzoni hanno di solito delle maniche più ampie, più lunghe, arrivano alla fine del 200 ad esserci guarnazzoni con maniche che strisciano per terra, sono molto ampie. Ovviamente lo spreco di stoffa corrisponde all'ostentazione della propria ricchezza e quindi nel momento in cui io ho un indumento abbondante, esageratamente lungo, nel caso delle donne con lunghi strascichi, questo corrisponde a mostrare che ho tanti soldi da spendere. Nell'immagine che vedete qui, che è romana della metà del XIII secolo, noi troviamo un patrizio e quindi ritroviamo anche qui le decorazioni in oro ai polsi con pietre preziose, ritroviamo della stoffa adoperata blu come nel caso della tunica che qui abbiamo ricostruita, ma in questo caso ha dei ricami su tutta la stoffa, similmente a quello che era per esempio la stoffa di Cangrande. Vedete anche il vaio sul collo del personaggio in rosso alle sue spalle. Il collare di vaio era un'indicazione di cariche giudiziarie o cariche dottorali di solito. A Bologna tutti i professori che si fanno seppellire hanno il collare di vaio. E nel caso dei vestiti, in questo caso trovate manica della tunica che sporge appena appena dalla più ampia manica della guarnacca. Ancora una volta sono concordanti di colore. Qui invece abbiamo delle fonti più vicine alla zona della Magna Capitana e notate la corrispondenza delle forme, ovviamente più semplici, meno elaborate, meno dorate, meno ricamate, indossa questi falconieri che sono ovviamente nell'Ars Venandi. Le guarnacche potevano avere la manica più abbondante, in alcuni casi poi si usano terminologie differenti. In particolare vi segnalo la guarnacca sine manicis, cioè una sopraveste che non ha le maniche, non solo con manica tre quarti, ma che proprio mancano, come quella ricostruita, come quella che abbiamo visto nell'altorilievo, e che sono diffuse soprattutto utilizzate nel periodo estivo, perché ovviamente tengono meno caldo, sono più di rappresentanza e meno di necessità. Tenete conto che nel caso dei ceti sociali più benestanti non uscire in guarnacca significava dare un segnale di povertà e quindi era un po' uno status symbol, esattamente come in estate un avvocato comunque va in tribunale in giacca e cravatta o un amministratore delegato va alle riunioni del consiglio d'amministrazione in giacca e cravatta, anche se starebbe molto meglio in calzoncini e maglietta, perché è una questione di eleganza, rappresentanza. Non cambia molto con l'inizio del 300, questo ve lo segnalo dal punto di vista dell'evoluzione della moda, perché noi siamo abituati a una moda estremamente veloce, estremamente rapida. Nel corso del 200 si può parlare già di moda nelle sue fasi iniziali, una moda un po' in nuce, però comunque c'è, perché iniziano a cambiare le forme, a cambiare certi gusti, forme delle maniche, alcune caratteristiche decorative, sulla base non di una necessità pratica ma sulla base di un'esigenza estetica, e quindi questo è quello che porta alla moda. Noi al giorno d'oggi non compriamo il maglioncino del nuovo colore moda perché quello vecchio sia bucato, lo compriamo perché quello vecchio, se continuo a mettermelo di colore dell'anno prima, dimostro che non ho i soldi per comprarmi quello nuovo, sto indossando qualcosa di vecchio, e questo di solito vogliamo evitarlo. Ovviamente
con tutti i distinguo del caso. Qui siamo all'inizio del 300, Giotto, che peraltro per Bologna è passato e purtroppo quello che ha dipinto Bologna è stato distrutto assieme a tutta la Rocca di Galliera, però aveva lavorato anche a Bologna, e qui vediamo due belle guarnacche. Sono guarnacche, non sono vestiti, perché qui vediamo chiaramente il lembo sollevato e la veste blu che sta sotto. Quindi ancora una volta ci sono esempi di sopravvesti coerenti con il colore della gonnella di sotto, ci sono esempi invece discordanti. Nell'un caso notate anche la fodera di pelliccia, che riprende sia la fodera del cappello che la fodera, il bordo della sopravveste. Quindi ritroviamo delle forme simili alla descrizione delle vesti di Renzo. Tutto questo serve per darvi un'idea di come si vestiva un uomo del periodo di Renzo, della seconda metà del 200, ma anche per darvi un'idea di quello che ancora potrebbe esserci, oltre ovviamente a corona, scettro, speroni e spada, che sono cose che abbiamo più chiare in mente attorno al corpo. E poi, quando si parla di cappa, viene immediatamente alla mente in realtà Dante, i versi danteschi del canto 23esimo, qui non li ho segnati ma sono quelli dal 61 al 67, in cui lui nel girone degli ipocriti incontra questi uomini che indossano cappe pesantissime di piombo, sono dorate all'esterno ma plumbe all'interno e pesantissime, quindi loro camminano molto piano. E questa citazione è utile sotto vari aspetti. È utile perché ovviamente documenta l'uso del termine cappa, che fra l'altro veniva utilizzato anche per l'ambito monacale, come vediamo in questo caso. Lui dice che indossavano delle cappe con cappucci simili a quelli che indossavano i monaci di Cluny, i monaci cluniacensi. E cappa è un termine che è rimasto molto più a lungo nell'uso per quel che riguarda l'abbigliamento ecclesiastico rispetto che per l'abbigliamento laico. Dal punto di vista però di Bologna e di Renzo è interessante questa citazione, anche perché sono cappe talmente pesanti che quelle che Federico Mettea erano di paglia in confronto. Dante qui raccoglie una tradizione, probabilmente guelfa e assolutamente falsa, secondo la quale Federico ai traditori faceva indossare delle cappe di piombo pesantissime che poi loro, vestiti con queste cappe metalliche, li metteva su delle caldaie, la cappa si arroventava e gli uomini morivano tra atroci tormenti. Il caro Federico imperatore, d'altronde un uomo plurimo, ripetutamente scomunicato, sicuramente aveva di queste idee. Per quel che riguarda Bologna invece è interessante, perché poco dopo, proprio nel girone degli ipocriti, Dante incontrerà due frati gaudenti bolognesi, e uno è Catalano dei Catalani, quello che la cui torre di famiglia è ancora di fianco all'archivio di Stato. L'immagine non è duecentesca, ma essendo relativa a un abbigliamento monastico, le iconografie trecentesche, che purtroppo non sono facilmente reperibili e non sono a buona risoluzione, sono sostanzialmente identiche. Nella tradizione iconografica della Divina Commedia c'è una discreta continuità, cambiano un po' le forme del vestito di Dante e di Virgilio, ma in alcuni casi, e in questo è uno di quelli, le iconografie dei condannati sono abbastanza costanti. Quindi cappa, mantello e pelle sono più o meno sinonimi. Non lo sono del tutto in realtà, perché in particolare noi troviamo l'indicazione pellis soprattutto relativa a mantelli che probabilmente avevano la fodera di pelliccia. Abbiamo visto in realtà che in alcuni casi si indica anche che può essere foderato di seta, e quindi non è un'indicazione sempre univoca, ma il termine mantello per esempio si ritrova in maniera ugualmente diffusa. E qui vi ho riportato sia una fonte della fine del 1100, sempre bolognese, sia una fonte, sempre lo stesso inventario di Giacomo Bonacasa, che riporta nello stesso inventario una cappa e dei mantelli. Per cui nel caso della cappa, a parte le citazioni esplicite in cui si parla di cappa pro equitando, cioè cappa per andare a cavallo, che è sempre un mantello più corto, più comodo da indossare quando si cavalca, un mantello lungo che arriva fino ai piedi avrebbe dato fastidio, rischiava di finire tra le zampe del cavallo, le cappe equitandi erano sempre mantelli un po' più corti, che quindi dall'uomo seduto a cavallo arrivavano solo alla schiena dell'animale. Nel caso dell'inventario noi troviamo una cappa di perso, il perso è un colore blu scuro,
un mantello di perso foderato di vaio, quindi abbiamo la stessa stoffa ma addirittura con la foderatura. L'unica differenza che può esserci tra le due o è che la cappa in questo caso era comunque un mantello più corto ma si è omessa la nota equitandi o pro equitando, oppure in realtà si intendeva nel 200 la cappa come qualcosa dotato di cappuccio e il mantello no. Teniamo conto che l'uso del termine mantello e manto è anche riservato agli indumenti cerimoniali. Il mantello che abbiamo visto prima di Ruggero, ma anche quello del Fernando della Serda, sono a mezza ruota. La mezza ruota ha una grande valenza espositiva quando, per esempio, il re sfila nella navata della cattedrale prima dell'incoronazione, perché sta tutto bello steso e bello ampio, ma non copre abbastanza bene la parte davanti. Quindi se io devo indossare un mantello che mi copra quando d'inverno fa freddo e piove, mi conviene avere una ruota intera che si riesce a chiudere del tutto. Quindi probabilmente l'uno e l'altro caso hanno delle differenze strutturali che però non sempre è facile tracciare, soprattutto nei documenti duecenteschi che sono relativamente meno specifici. L'immagine che vi ho riportato qui è un'immagine veneziana, essendo del 1270 circa, torniamo a essere non solo in un'area influenzata un po' dalla moda bizantina, perché i contatti veneziani e bizantini erano frequenti, ma anche contemporanea alla morte di Renzi. In conclusione, per osservare qualche piccolo dettaglio di come poteva essere chiuso un mantello, abbiamo visto dei fermagli di dorati, metallici, preziosi, troviamo però anche attestazioni di piccoli lacci che chiudono i mantelli in maniera molto semplice. L'immagine che vedete qui è Giano di fronte, la rappresentazione è tipica di gennaio nei cicli dei mesi. È stata fatta dalla scuola dell'Antelami, probabilmente il cosiddetto maestro dei mesi che ha lavorato al Duomo di Ferrara e che nel rappresentare quest'uomo relativamente comune con appunto i due volti, giovane e vecchio, che raffigurano l'anno nuovo e l'anno che è passato, questo è l'anziano e questo è il giovane, rappresenta la chiusura con un laccio su cui viene poi fatto semplicemente un nodo per fermare il mantello. È ovviamente molto meno pregiato, però probabilmente era anche molto più diffuso nei ceti medi. Fra l'altro vi segnalo anche una cosa interessante, perché prima si è parlato di scarpe con la suola in sughero. La suola in sughero non è certamente resistentissima. Noi siamo abituati a suole di gomma, ma anche dal punto di vista della calzoleria una suola di cuoio è più durevole, se non altro, di una suola in sughero. Però le scarpe pregiate non si utilizzavano mai per andare in giro, fuori, e in ogni caso i ricchi signori, quando indossavano le calze solate, cioè delle calze in cui veniva praticata, veniva apposta una suola di cuoio sotto, non camminavano nelle strade medievali ricoperte di escrementi, per lo più poco pavimentate e comunque con le intemperie sicuramente fangose, ma indossavano le cosiddette pianelle, che voi trovate qui, venivano utilizzate poi anche in casa in realtà, ma le trovate qui, sono sostanzialmente delle ciabatte, degli zoccoli a seconda delle forme, in cui si infila il piede, trattengono con una cinghia che sta nella parte sopra, trattengono il piede e permettono di camminare con maggior sicurezza rispetto alle calze solate. Questa immagine, fra l'altro, è del tutto analoga a questa del 1216, quindi siamo praticamente nello stesso periodo. Questa è Aretina, l'attribuzione alla scuola dell'Antena mi è ancora discussa, ma in realtà vedete benissimo che l'immagine è praticamente identica sia dal punto di vista iconografico che dal punto di vista proprio rappresentativo, lo stesso dettaglio delle pianelle con la bordatura chiodata per trattenere il cuoio è la stessa. Si attribuiscono i lavori in questa chiesa a un tale Marchionne, ma in realtà probabilmente è di scuola antelamica. E quindi questo potrebbe essere, visto che siamo all'inizio del 200, la forma del mantellum che noi troviamo citato nell'inventario bolognese e potrebbe assomigliare, sicuramente nella sua versione più semplice, al manto che Renzo dentro la tomba magari ancora conserva e che gli permette di stare caldo nel freddo delle cappelle di San Domenico. Il povero Renzo, fra l'altro, che piangeva, rimpiangeva la sua Puglia, anche forse dal punto di vista climatico, perché surge la fosca turrita Bologna, immaginiamoci il panorama che Renzo doveva vedere dalle finestre del palazzo omonimo, che è diventato omonimo solo dopo, prima era solo il palazzo,
in cui certe volte sappiamo benissimo che non si vedono neanche le vettori da Piazza Maggiore, perché se c'è abbastanza nebbia. Io personalmente la apprezzo molto, ma è perché sono un autoctono, sono convinto che gli altri di più meridionale origine forse la trovano meno piacevole. Enzo era tedesco, ma quanto c'è stato alla fin fine? Quello di fatto. In ogni caso, quello che noi potremmo trovare è un equipaggiamento civile. A parte la spada e a parte speroni, che erano non tanto equipaggiamenti militari, ma soprattutto equipaggiamenti nobiliari, cioè è il simbolo della nobiltà il fatto di portare gli speroni, perché vuol dire che vado a cavallo, vuol dire che mi posso permettere il cavallo, che quindi sono del ceto nobiliare. In ogni caso, come si sarebbe armato Renzo, come era armato alla battaglia della Fossata? Beh, più o meno come il nostro Francesco qui ci mostra, avrebbe avuto un sbergo completo, avrebbe avuto un camaglio, tutti rimettati, cioè ogni anello è chiuso da un piccolo rivettino, un piccolo chiodino che permette di dare una maggiore resistenza agli anelli tra di loro, di essere meno aperte. Sappiamo che nella tomba c'era una spada, presumibilmente con fodero, e dai foderi che sono stati trovati sono state recuperate anche placche metalliche con dorate o con oreficerie, esempi di pietre preziose e perle, ovviamente molto pregevoli. Vedevamo prima la foto della spada di Federico II, che è il top di gamma del settore. In questo caso questa è una spada più semplice, che però può essere gestita comodamente con una mano sola, in modo da poter imbracciare nell'altra mano lo scudo e quindi combattere in maniera completa come si era abituati. Per proteggere la testa, un cavaliere del 200 avrebbe avuto un elmo di quella forma. Noi al giorno d'oggi lo chiamiamo elmo pentolare, ma per loro era un elmo da cavaliere, che in quanto chiuso proteggeva meglio il volto, ma che dava minore visibilità. Infatti la grande differenza tra elmi da cavaliere e elmi da fante è la quantità di spazio davanti che viene occluso per proteggere meglio il volto, visto che un cavaliere di solito viene colpito o da altri cavalieri o da fanti che stanno più in basso di lui, e quindi i colpi arrivano proprio verso il volto piuttosto che dall'alto. Un fante di solito proteggeva la testa nel 200 con quelli che vengono chiamati cappelli d'arme, che invece hanno una tesa larga che aumenta la protezione dai colpi che vengono dall'alto, perché i poverini si ritrovavano attaccati non solo con le spade, ma anche con armi da botta, mazze, martelli e chi più ne ha più ne metta, da cavalieri che dovevano passare al fante successivo e quindi si dovevano liberare il prima possibile del loro avversario. Questo è ovviamente un breve excursus che non affronta per nulla le problematiche legate alla moda femminile del XIII secolo. Mi dispiace se qualcuna delle signore presenti, numerose peraltro, ma è il tema di solito. Devo dire la verità, alle mie conferenze la componente femminile è sempre abbondante, perché la storia attira, però in generale i temi della moda, soprattutto nel mondo della rievocazione, sono ugualmente importanti per gli uomini e per le donne, perché è vero che le donne si complicavano un po' di più la vita con orpelli, gioielli, forme un po' particolari, ma le esagerazioni delle mode, soprattutto nel XIV secolo per esempio o nel Cinquecento, hanno contagiato anche gli uomini, per cui quando poi si va a guardare come si vestivano certi uomini che volevano mettersi in mostra e fare un po' gli stilosi del tempo, la Poelcan fa loro un baffo, ecco, diciamoci la verità. E su questa piccola nota ironica io vi ringrazio. Se ci sono delle domande o per me o per Alessandro, saremo ben felici di rispondere, sperando di essere in grado, ma e il ringraziamento ovviamente va anche ai nostri ricostruttori, alla Imperiale Fidelizia, Imperiale Federici II e alla Società dei Vai, che hanno collaborato a questo evento. E lascio la parola. Io intanto ringrazio ancora Federico e poi intanto qui di fatto. Finale. Qui di fianco ci sono i quaderni di rievocazione, dimmi se ho sbagliato, di Federico, che da anni, decenni, anni si occupa di qualche capello bianco, non tutti. Da anni si occupa di rievocazione, quindi ogni tanto pubblica queste piccole, diciamo, guide
Sì, sono guide per chi vuole intraprendere questo viaggio nella storia che va oltre il documento, ma che poi si trasforma in abiti, non solo, perché poi spesso si parla anche di mentalità. Bene, grazie ancora e buon proseguimento di serata.